Fuggi, serve a te. Salta un avversario, ne salta un altro. Assist per il capitano che prende la rincorsa e spara un missile. Miracolo di Ballotta che nega il cupone, la gioia del gol. Ma come Ballotta? Ma che avete diventato laziale? Una volta Aquilotto. Non ci posso credere, mi diventa Lazio. Non ci posso credere. Che dolore, che dolore. Mortacci, tu un'altra volta. Ma che l'intruso ti ha fatto diventare laziale? Mannaggia. T'ho fatto battezza pure a Trigoria. E no, Marco, lì non si può fare. Tu devi per forza di far Roma, perché tuo padre è amico di Francesco Totti. Veramente conosci Francesco Totti? Conosco Francesco Totti. Se sentiamo tre volte al giorno, siamo come culo e camicia. Aspetta, che mo chiamiamo, dì. Io ce l'ho, papà. Metti su rubrica. Dondà, sulla lettera T. No, sulla P. Pupone. Ah, c'hai ragione. Vai. Eccolo. Dai, chiama, chiama, chiama. Squilla. Passa, papà. Macelleria Pupone, dica? Ciao, Francesco, sono Enzo, disturbo? No, mica mi disturbi. Mi rompi proprio i coglioni! Ma come te lo devo da dire? Non mi devi da cercare più, né? No, sono qui con mio figlio, che gli farebbe tanto piacere conoscerti. È certo che lui pacchiotto. Come dici? Gli mandi la tua maglietta con l'autografo? Grazie tante, Francesco, sei un amico. Ci sentiamo dopo, eh? Grazie ancora, grazie, grazie, grazie. Lo dico, hai capito chi ti regala la maglietta? Francesco Totti. Mica Radu, Leopardo. Ma ah, dico che palle, oh. Naccia la miseria, eccola. Può famo tardi e tua madre si arrabbia con me. Vabbè, senti, pa, gli dico la colpa mia che volevo battere il record della pista di macchinette. Sei furbetto, eh? Sei tutto tuo padre. Ma guarda adesso quello che si inventa papà tuo, tieni. Sventola questa e fa finta che ti senti male. Ma no, pan, si può fare. Si può fare, si può fare. Vai, fa come ti dice papà, vai. Oh, belli, se vedemo. Guarda che fila. Ah. Eccola. Prima l'ha nominato. E lui, zac, mi ha castigato. Ma stava attento, è scaduta. Davvero? Ma da quando? Da più di un anno. Oh, mi dispiace, ma sai che io guido quasi mai. Ho visto, si è fatto mezza via del mare contro mano. Ho un rischio al libretto, su. Ecco. E questo che? È il libretto, di istruzioni. Il libretto della macchina. Ma so, il libretto della macchina non c'è sta, perché la macchina non è la mia, è d'incommendatore. Andiamo bene. Venga con me, che tiriamo giù un bel verbale. So cazzi. Amari e calla. Ambidio! Pronto? A gran fio della mignotta, so Pupone! Prima ti ho potuto consultare perché c'avevo la gente al bancone, ma mo te posso mandare a fanculo come dico io! Au, me devi stare a sentire! Mi chiami 50 volte al giorno, non te leggo più! La devi da piantarsi, no quando te incontro! Te pisto come una fettina panata io! Poi ti arrigo un ponco, ti piove un orecchio, si ti è avanzato e ti ci porto dalle quartie! E questo che? Il palloncino. Il palloncino? Mm. Ma roba da matto. Ma io sono padre di famiglia che sta a porta a casa al figlio. Mica un ubriacone, eh! Capito, ha messo le bollicine dell'acqua minerale, mi fanno girare la testa. Soffi. Ma tu te rendi conto? Cioè, per due birette mi hanno ritirato la patente e sequestrato la macchina. Cioè, ma roba che in c'è segreta, oh! Eccola! Alla buon'ora! Ce l'hai fatta arrivare, sto disgraziato! Guarda che te posso spiegare! No, tu a me non mi devi spiegare proprio niente, lascia perdere! So 14 anni che mi rimbambisci con le tue bugie! Cammina, mandami sulla creatura prima che te tira un vaso in testa! Ciao, Marcoli, dopo tutti questi anni ancora si ricorda che mi piacciono le piante, eh? Comunque, non ti preoccupa, fa così, ma la conosco, poi gli passo, vabbè. Ciao, bello. Ciao, va. Marcoli, siamo stati bene oggi insieme, eh? Benissimo. Ti sei divertito? Tanto. Se sta bene con papà, eh? Se ride, se scherza, eh? Tutta un'altra musica, eh? Vabbè, vai, io vado. Ciao. Ah, senti, pa, mo che non c'è la macchina, no? Come ci arrivi a casa? Ah, non ti preoccupare, chiamo un amico mio e mi faccio venire a prendere. Anzi, sai che faccio? Chiamo il Pupone. No, 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 pa, guarda. Guarda, magari è tardi, dorme e si arrabbia pure. Ah, Marcoli. Si arrabbia Francesco Totti, cioè Francesco Totti si arrabbia con tuo padre. Ma te l'ho detto che siamo culo e camicia. Aspetta che muoviamo, eh.
Conci? Ciao, sono Enzo. Ancora tu? Ma allora me lo fai apposta? Sei proprio un gran fio della mignotta! Sei buono, Furio! Se no si alza la pressione, ti senti male! Non vedere più rompere i coglioni! Ah, ho capito! Ci vediamo davanti al Barzizzo. Oh, grazie tanto, Francesco. Sei proprio un amico, eh? Grazie, grazie, grazie. Che t'avevo detto, hai visto? Stavo qua dietro a mangiare pesce con Ilari, mo lascia tutti gli amici per venire a prendere papà tuo. Vabbè, va, buonanotte. Ci vediamo giovedì? Sì, giovedì. Ciao, ma.